Di iniziare, fatemi salutare Danilo Piluso, che è un mio grandissimo fan, continua a commentarmi sotto i video di YouTube e a me fa grandissimo piacere. Quindi iniziamo col video. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, siamo qui in un'altra puntata per quanto riguarda gli stadi. Spero che questa serie vi stia piacendo e, come promesso, oggi parliamo del Torino. Oggi parliamo del Torino, degli stadi che hanno visto giocare il Torino in casa, di conseguenza le prime partite che la Juventus ha disputato lì, le prime vittorie che la Juventus ha disputato in quegli stadi. Aggiungo anche una piccola parentesi, dicendo che comunque, a parte che la maggior parte, molti stadi di questi ho avuto la fortuna di visitarli, quelli che sono ancora su. E posso dire che comunque Torino si respira l'aria della storia del calcio. Alla fine Juventus e Torino sono due squadre che messe insieme creano il maggior numero di campionati italiani vinti, è la città con più scudetti. È vero che la Juventus influisce tantissimo, però anche il Torino sicuramente la storia ce l'ha. Torino, che conosciamo tutti la sua storia, nasce nel 1906 anche grazie ai dissidenti della Juve. È una squadra comunque che ha cambiato nome diverse volte, è una delle prime squadre che ha avuto lo sponsor nel nome, non solo sulla maglia, perché il Torino per 2 volte ha cambiato nome, è diventata Torino Fiat nel 1944, però nel 1944 diciamo che molte squadre avevano lo sponsor, anche la Juventus ci aveva scritto Cisitalia, mentre nel 1956, l'anno che retrocedette, ebbe addirittura proprio l'azienda Talmone, quella che faceva il cioccolato, Talmone Torino, diventò Talmone Torino, poi retrocedette e tornò a Torino Calcio. Ha cambiato diversi nomi anche a ragione sociale, perché in passato da Football Club di Torino a Associazione Calcio Torino, poi diventata Torino Calcio, poi di nuovo Associazione Calcio Torino, poi Torino Football Club, in mezzo appunto Torino Fiat e Talmone Torino. Quindi ha cambiato nome diverse volte il Torino, però come possiamo dire, la squadra è sempre quella. È nulla. Quindi io ho fatto questo video per parlare appunto degli stadi dove ha giocato il Torino. E quindi adesso iniziamo. Ovviamente non ho messo negli stadi della Juventus, quindi non ho messo Campo Corso Marsiglia, non ho messo tutto questo. Ho messo semplicemente gli stadi proprio di casa del Torino, non ho usato neanche stadi dove il Torino potrebbe aver giocato in casa qualche partita, ad esempio lo stadium che abbiamo visto. Se volete sapere dov'è lo stadium, cos'è lo stadium di Torino, non è lo Juventus Stadium, ma se andate nell'altro video, quello degli stadi di Wembley e gli stadi senza squadre, troverete la descrizione dello stadium. Quindi andate a vedervi quel video che vi spiego cos'era lo stadium a Torino. Bene, iniziamo e parliamo del primo stadio del Torino Football Club, del Football Club di Torino, perché è nato come Football Club di Torino, e ha usato questo impianto dal 1907 al 1910. Beh, il Torino ha iniziato come primo impianto subito un impianto abbastanza grande, perché usò subito il velodromo Umberto I, che usò anche la Juve, ma è già un velodromo molto, diciamo, molto grande, non è proprio uno stadietto piccolino, non era il classico campetto, ecco. E la prima vittoria della Juve in questo terreno di gioco è una vittoria arrivata a tavolino. Torino-Juventus, partita di campionato, vinta 2-0 dalla Juve a tavolino, perché il Torino si è rifiutato di giocarla. E in quegli anni lì successe parecchie volte una cosa del genere. Quindi, però, velodromo Umberto I come primo stadio del Torino, dal 1907 al 1910. Successivamente, dal 1910 al 1913, il Torino si trasferì in Piazza d'Armi. Sì, proprio nella stessa piazza dove giocò la Juve. E il fatto è che in Piazza d'Armi allora c'erano due campi e Torino li usò tutti e due. E mentre quando c'era la Juve si usava principalmente un campo, il Torino ne usò tutti e due. E prima vittoria, Torino-Juventus fu un'amichevole, vinta la Juve 3-0, non si sa chi sono stati i marcatori, quindi finita 3-0, si sa solo il risultato della partita. Dal 1913 al 1925 il Torino si trasferisce in un vero e proprio stadio, va allo Stradale di Stupinigi, quello dove poi alla fine lì vicino costruirono il Philadelphia, nella stessa zona, e ci ste, appunto, ste, rimase lì parecchi anni, perché dal 1913 al 1925 sono ben 12 anni di permanenza in uno stadio. E la prima partita che la Juventus vinse lì,
Una partita vinta 2-1 di campionato, Torino 1, Juventus 2 con la doppietta di Monti. Dal 1925 fino a tutto il 1926, il Torino si trasferì al motovelodromo di Corso Casale. Ecco qui una piccola cosa, qui l'ho visto. L'ultima volta che sono andato a Torino sono andato a visitarlo da fuori perché purtroppo c'erano dei lavori, dovevano fare dei lavori, quindi era chiuso. Però da fuori si è riuscito a vedere. Vi posso dire che veramente questo è veramente uno stadio bellissimo, piccolo, non grandissimo, ma veramente veramente bello. Io spero che il comune di Torino non lo butti giù e non faccia cavolate perché per me è una struttura che merita veramente tantissimo. Bene, comunque in questa struttura non ci sono partite ufficiali, c'è stata un'amichevole con la Juventus che ha vinto 1-0, Torino 0, Juventus 1 col gol di Gallo. Dal 1926 il Torino cambia casa. Adesso qua viene fuori la mia solita regola del cambio nome nonostante lo stadio sia sempre quello, quindi adesso vi vado a spiegare bene. C'era usanza in quegli anni di usare il nome della società per dare il nome al campo, campo Juventus, campo Milan, li abbiamo già visti. Vediamo il campo Torino. Il campo Torino è quello che dura un anno perché poi diventa Stadio Filadelfia. Ma con la nomenclatura campo Torino, cioè per tutto il 26 praticamente, Juventus vince lì con il gol di Munerati-Izzer e vince per 2-1. Torino 1, Juventus 2, gol di Munerati e Izzer e la Juventus vince. È la prima partita giocata in quel terreno. L'anno dopo, quindi dal 1927, il Torino decide di dare il nome dello stadio, dare il nome anche del quartiere, quindi mettere Stadio Filadelfia e della via. E la prima partita giocata allo Stadio Filadelfia con questo nome è Torino Juventus 1-2 Munerati Rosetta. Qua lo Stadio Filadelfia è lo stadio più rappresentativo della storia del Toro, dove ha giocato il Grande Torino, dove si è allenata per anni la squadra fino al 93, quindi anche Pulici, Graziani, la squadra vincitrice dell'ultimo scudetto del Torino si è allenata lì, quindi lo stadio che veramente ha rappresentato per anni il tifo Granata. Nel 63 però il Torino decide di andare a giocare in uno stadio più grande, quindi va al Comunale. Al Comunale la prima partita che si gioca è un Torino in casa del Torino, perché in realtà il Comunale si era già giocato, perché la Juventus giocava al Comunale già da quando il Comunale fu costruito e da quando ebbe ancora il nome Benito Mussolini, quindi già cioè dal 45, quando ho preso il nome ufficiale Comunale, c'erano già stati derby Torino-Juventus. Ma Comunale casa del Torino, quindi col Torino che l'ha usato come terreno di gioco, il primo derby fu nel 64 e il risultato fu Torino-Juventus 0-1 col gol di Minanda. Minanda, per chi non lo conoscesse, era un centrocampista che era fenomenale, aveva un piede che praticamente era uno dei pochi che era riuscito a spaccare letteralmente la traversa. Spaccare la traversa allora non era proprio. Erano fatti di legno ma grosso. Miranda riuscì a spaccare quello. Come dicevo, il Torino rimane al Comunale dal 63 all'86. Dall'86 al 90, ovviamente, rimane al Comunale, ma il Comunale cambia nome e diventa Stadio Comunale Vittorio Pozzo. La prima vittoria al Comunale Vittorio Pozzo è stato un Torino-Juventus 1-2 con le reti di Serena e di Michel Platini. Dal 90 al 2006, come sapete, delle Alpi è stata la casa sia della Juve che del Torino. La Juve parte molto male al Delle Alpi contro il Torino. Infatti, i primi due derby li perde. Arriva poi a vincerlo nel 92 in rimonta perché Sordo porta in vantaggio il Torino. Ma poi Vialli pareggia e l'autorete di Venturina al 94esimo permette alla Juve di vincere il derby all'ultimo secondo. È stato il primo derby vinto allo Stadio delle Alpi in casa del Torino. Ma in realtà, il primo derby vinto allo Stadio delle Alpi, punto. 2006, Olimpiade, si crea l'Olimpico, il Torino aveva già preso l'accordo per giocare dal 2006 in poi allo Stadio Olimpico e avrebbe lasciato il Delle Alpi, nel frattempo diventato proprietà della Juventus, appunto alla Juve. La Juve però doveva metterlo a posto e quindi la Juve gioca anche lì. Quindi nel 2006 tutte e due le squadre si trovano a giocare dal 2006 in casa all'Olimpico. Ovviamente la Juventus nel 2006 era gioco forza in Serie B, quindi nel 2007 ci fu il primo derby tra Torino e Juventus in Serie A allo Stadio Olimpico,
E si giocò in casa del Torino, appunto, e la Juventus vince al 93esimo grazie al gol di Trezeguet, uno dei derby che mi ricordo ancora più di... proprio ce l'ho qua. Quindi Torino-Juventus 0-1, Trezeguet nel 2007 è stato il primo derby vinto allo Stadio Olimpico. Dal 2016 l'Olimpico ha cambiato nome, è diventato Stadio Olimpico Grande Torino, cosa che secondo me era giusta, visto che la Juventus nel frattempo aveva creato il suo stadio, l'Allianz Stadium, eccetera, cioè prima Juventus Stadium, poi Allianz Stadium. Il Torino, giustamente, era l'unica società a usare l'Olimpico. Lasciare solo Stadio Olimpico, visto che le Olimpiadi sono già passate, mi sembrava una cosa un po' che stonava. Secondo me è giusto avergli dato il nome del Grande Torino vicino, perché comunque il Grande Torino ha fatto la storia del calcio italiano assolutamente e mondiale, quindi una delle squadre più forti della storia del calcio, era giusto che venisse omaggiata, diciamo, perlomeno col nome vicino a Olimpico. Stadio Olimpico Grande Torino, insomma, è la nomenclatura giusta. Prima che il Torino prendesse le Olimpiadi, questo non lo sapete, si era già pensato di dargli il comunale e farlo chiamare Stadio Grande Torino. Poi ha preso le Olimpiadi, ha rifatto la struttura, è diventato Stadio Olimpico, e quindi... però il Torino aveva già l'accordo per chiamare quello stadio Stadio Grande Torino. E l'avrebbero messo a posto in un'altra maniera, probabilmente, però l'accordo già c'era. Quindi nel 2006 ufficialmente diventa Stadio Olimpico Grande Torino. E il primo derby giocato in quello stadio lì, Torino-Juventus 1-3, con la doppietta di Higuaín e gol di Pjanic a ribaltare il gol iniziale di Belotti. Questi sono gli stadi del Torino. Io però ho messo un piccolo extra, perché dal 2007 il Torino, grazie anche all'associazione Philadelphia e all'associazione Amici del Toro, riapre il centro sportivo Philadelphia per gli allenamenti della prima squadra, ma anche per le partite della primavera. E quindi... qual è stato il primo derby giocato qua? Il derby primavera del 2017 al Centro Sportivo Philadelphia. Torino-Juventus è finita 1-0 con il gol di Jakubovic al 91esimo, che secondo me valeva la pena assolutamente citarlo. Tra l'altro, Centro Sportivo Philadelphia non più Stadio Philadelphia, proprio perché è diventato letteralmente un centro sportivo, per differenziarlo anche dal vecchio Stadio Philadelphia, che comunque mantiene una parte di struttura storica ancora in quella zona lì. Per me hanno fatto un bellissimo lavoro. Ragazzi, chiudo qua il video, a me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video del canale. Ciao a tutti!